Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando oggi come messa votiva la messa in onore di San Pio da Pietrelcina, perché San Pio da Pietrelcina è caduto sabato scorso, che di sabato non c'era messa feriale mattutina, per me poi è un giorno particolarmente caro e importante, e quindi ho pensato oggi a una feria ordinaria di recuperarla come messa votiva, perché non si può passare un anno senza ricordare l'esempio del grande guerriero di Dio contro il diavolo. Brevemente le letture che abbiamo ascoltato, che tra l'altro ci riportano un po' a lui. La prima è l'ordine di re Ciro, che consentì al popolo di Gerusalemme esiliato di tornare in patria per ricostruire il Tempio di Gerusalemme, arredandolo come meglio si poteva. E invece il Vangelo, dove Gesù esorta a fare attenzione a come si ascoltano le divine esortazioni, i divini insegnamenti, perché alla luce di essa sarà giudicata dal Signore stesso la nostra vita, in ogni minimo dettaglio. Ecco, entrambe queste due cose possono introdurci a parlare un po' del grande mistico e santo del Gargano, perché come sappiamo il suo amore e il suo culto, diciamo così, per la casa del Signore era grandissimo. Lui si guadagnò il nome di essere, la fama di essere uno dei pochi combattenti per il decoro del luogo santo, che già negli anni 50-60 cominciava ad andare parecchio in crisi a causa del diffondersi di quelle che a Fatima la Madonna definì mode che avrebbero molto offeso il Signore. E ci fu sempre un atteggiamento abbastanza generalizzato di malsana tolleranza, e Padre Pio no, Padre Pio era tremendo questa cosa qui. E qui cominciamo con gli aneddoti. Una volta gli dissero: senta padre, se continua così la chiesa si svuoterà. Io rido un po' quando racconto queste cose. Lui diceva: meglio le chiese vuote che piene di diavoli. Diceva proprio così, ecco, così tagliava sempre la testa al toro. San Pio non è stato un gran predicatore, non faceva prediche. Lui però faceva le prediche più emblematiche, per cui parlava attraverso la santità della sua vita e soprattutto attraverso le due grandi cattedre da cui il Signore l'ho messa a predicare diversamente, che erano l'altare e il confessionale. Bastava vedere una messa celebrata da Padre Pio per ricevere un'edificazione equivalente a fiumi e a decine di ore di catechesi fatte dal più illustre predicatore, non soltanto per i doni mistici che aveva, insomma, perché quando predicava, quando celebrava, gli si riaprivano le stigmati, quindi era abbastanza evidente che vedere questa cosa era una predica muta, perché all'altare questo succede, perché la messa è la rinnovazione incruenta del sacrificio della croce, quindi lì si sparge del sangue in maniera mistica, anche se è incruenta. Dentro il calice, dopo il consacrato, c'è il sangue di Cristo, non c'è il vino, quindi non è un gioco. Questo però era un dono appunto straordinario, ma ciò che invece era dipendente dal calibro morale di questo straordinario santo era il modo con cui celebrava la Santa Messa, quindi la partecipazione, il raccoglimento che trasmetteva a tutti quanti presenti il senso di quello che veniva celebrato. Ho detto nei giorni scorsi, non si sa come, per qualche altro dono mistico straordinario, ce n'aveva tanti. Lui c'aveva gli specchietti retrovisori, perché a quei tempi si celebravano non solo nei giorni feriali in questa cappellina, ma tutti si celebravano ordinariamente verso Steum, e quindi uno non vedeva quello che accadeva dietro, ma lui, se si accorgeva che c'è stata soltanto una persona che stava in piedi, col suo bel vocione durante la messa ogni tanto li sentiva gridare in ginocchio. Se c'era qualche outsider o che pensava che si potesse dare qualche dispensa, a meno che non ci avesse la condropatia acuta e conclamata, ecco, era subito ripreso, no? E poi però l'altra grande cattedra era il confessionale. Voi sapete che i nemici del diavolo combattono contro il diavolo fondamentalmente attraverso due armi, e dice San Pietro negli Atti degli Apostoli, che sono la preghiera e la predicazione. Quando istituirono i diaconi, dice: noi non abbiamo tempo di occuparci di troppe cose, noi siamo apostoli, noi dobbiamo dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Che dice Gesù? Come si cacciano i diavoli? Con la preghiera e il digiuno. Il digiuno significa la penitenza.
Beh, certamente Padre Pio lezioni di penitenza non l'ha prese da nessuno, perché ne ha fatte di tutti i colori, compreso 50 anni di stigma, compreso tutte le botte che prendeva dal diavolo. E lui chiamava il rosario l'arma, perché è l'arma contro cui si combatte contro il demonio, perché cosa? Per strappargli le anime. Il guerriero di Dio gli strappa le anime, innanzitutto con la preghiera e col sacrificio, ma anche con la predicazione. Padre Pio non predicava, eh no, Padre Pio predicava dall'altare, ma predicava dal confessionale. A che serve la predicazione secondo voi? Che cosa deve fare un predicatore? Deve fare un bel discorso, deve dire che bella predica, come sono stato bene, come parla bene, come... No, tutti quanti i grandi predicatori, e qui ce ne sono stati del calibro non indifferenti, molto molto apprezzati su questo, hanno soltanto un compito: provocare la conversione. Il compito del predicatore non è un compito, come dire, bello, perché spacca in due l'auditorium, perché c'è chi ti ama e ti ringrazia perché ti ascolta, si converte e si confessa, e c'è chi per lo stesso motivo ti odia, perché chi non vuole sentirsi dire che la vita sua non è che sta tutto sto granché, perché sono dei peccati in cui si trova, inevitabilmente ti odia. Questo Padre Pio non lo faceva, non faceva il catechismo, non faceva queste cose, però per i doni straordinari che aveva, lui lo faceva da confessionale, celebre, insomma, che riceve la prima volta la soluzione da Padre Pio era un terno al lotto, perché lui aveva il dono di poter vedere le coscienze, e quindi sapeva se la persona le aveva detti tutti i peccati e si era pentito, e inoltre aveva l'assistenza diretta da parte di nostro Signore Gesù Cristo. Lui con molta umiltà lo confidò, con molta umiltà, anche con molta vergogna, ma era così, a qualcuno dei suoi diceva: io vedo Gesù Cristo quando sto confessando, dice questo, mandalo via, questo, io sono tornato da 2 mesi, glielo diceva lui. Noi non, certamente non possiamo fare quell'altra, nessun sacerdote deve azzardarsi in confessionale e improvvisarsi il Padre Pio della situazione, no? Però questo fa comprendere la ragion d'essere di queste cose, cioè se un ministro della Chiesa non provoca conversioni, ha sbagliato lavoro, se ne andranno a casa. E fa danni, peggio che mai se non denuncia il peccato, o peggio ancora se conferma nel peccato che ci si trova. Questo i predicatori soprattutto e i ministri della Chiesa lo mettano bene in testa, perché le anime se ne vanno all'inferno se non si convertono dal peccato. Proprio detto, ecco. E Padre Pio, state, le minacce dell'inferno erano all'ordine del giorno, come, se uno si informa, tradizionalmente diffuso era questo nell'ambiente ecclesiale. Il fatto che adesso l'aria sia molto cambiata è un non bel segno dei tempi, ecco. Però dobbiamo prendere esempio da questo grande santo e riconoscere anche nella proverbiale severità, a volte lo chiamavano burbero a Padre Pio, non dei modi scortesi, come si dice oggi, che mancano alla carità e al garbo, no, sono in realtà degli atti di amore, finalizzati a scuotere la coscienza del peccatore, a fargli prendere coscienza della sua realtà e a provocarne la conversione. Perché qui, figlioli miei cari, non stiamo sul pianeta Terra per cercare di raggiungere il paradiso. Fallito questo obiettivo, è un guaio. E questo obiettivo non è scontato, non ci vanno tutti in paradiso. Purtroppo, saremmo tutti contenti se fosse così, ma così non è. È compito di chi ha da Dio soprattutto l'ordine sacro, è abbracciare questo ministero, sopportarne le conseguenze, perché poi il diavolo te la fa pagare. Cioè, tutto il putiferio che è successo durante la vita terrena di Padre Pio non va interpretato in ottica umana. Era il diavolo che gli stava facendo la terza guerra mondiale per fermarlo e per dissuaderlo da quello che stava facendo. Tutto qui, nient'altro che questo. Bene, ringraziamo il Signore per il dono di questo grande santo e chiediamo a San Pio che accompagni e interceda la Chiesa e i suoi ministri anche in questo tempo, e soprattutto ispiri a molti di prendere esempio e scuola dal suo modello e cercare, evidentemente con le dovute distanze, di riprenderlo e viverlo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.